Gli amici lo salutano così, era il loro linguaggio quando andavano allo stadio. Sono in centinaia a battere le mani per Claudio e a intonare l'inno d'Italia. Besano oggi era blindata, carabinieri, polizia, guardia di finanza, una tensione che a momenti si scarica contro i giornalisti. È un fiume la gente che arriva in chiesa, soprattutto giovane, coetanei di Claudio.